set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà. Per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati tutti quanti, amici del modellismo e amici appassionati di Star Trek, o come direbbe il buon Claudio di Extra Trek, naviganti della Federazione, buongiorno a tutti. Un caro saluto. Quest'oggi ci ritroviamo nuovamente per eseguire il tutorial di montaggio delle parti allegate al fascicolo 7, come potete vedere qui dal cartaceo che ho di fianco. Purtroppo ho avuto un piccolo incidente domestico, come potete vedere, quindi ho le mani un pochino disabilitate. Comunque cercherò lo stesso di fare il possibile per darvi il miglior aiuto possibile. Bene, allora, come abbiamo già visto in fase di unboxing, in questo tutorial assembleremo le parti relative allo stage 23, al 24, al 25 e al 26. Oh, come sempre abbiamo a che fare con pannelletti riflettenti, finestrelle e capsule di salvataggio che compongono chiaramente la parte primaria dell'astronave. Poi avremo anche da assemblare, come potete vedere da queste due parti, delle piccole parti relative al telaio. Questa volta andranno a comporre una parte del collo della sezione del punto di battaglia, quindi di quella parte un po' a testa di serpente, no? Ok? Bene, a questo punto io direi di cominciare subito a fare tutto il montaggio in maniera da non perdere ulteriore tempo. Attivare! Bene, ecco qua, cominciamo con il piccolo unboxing del pacchetto che contiene le parti dello stage 23. Quindi, come sempre, usiamo un cutter e apriamo la confezione. Vi ricordo, come sempre, di verificare che siano presenti tutte le parti necessarie al montaggio, confrontandole con l'elenco presente sul fascicolo. Ecco qua. Allora, come possiamo vedere, abbiamo un pacchetto di viti EM, un pacchetto di viti BM, una vite più grande color argento, non riesco a leggerne la sigla, ma forse non c'è proprio, ma credo, non si riesce a capire bene. Comunque è chiaramente identificabile perché è singola, e poi dovrebbe essere quella necessaria alla chiusura dello sportellino. Vedete, c'è stato dato un secondo sportellino per poter coprire il vano batterie, visto che nel precedente montaggio avevamo dovuto rimuovere quello presente per metterlo nella sezione superiore del ponte di battaglia. Poi abbiamo, come sempre, finestrelle nere e escape pods, quindi le scialuppe di salvataggio. Inoltre abbiamo una parte, ancora una volta, della pannellatura dello scafo, questa volta metallica, eccola qua, una parte dove sicuramente andrà anche una parte del banco phaser. Oh, la prima cosa da fare è recuperare il porta batterie, quello che usiamo per fare i test, e ci andremo a mettere chiaramente la nuova vite e il coperchietto. Prestare sempre attenzione a questa linguettina qui, la linguetta metallica che deve toccare quella ovviamente all'interno. Ecco qua, in questo modo. Quindi recuperiamo la vite metallica col color metallo, eccola qui.
la inseriamo dentro, poi con il cacciavite completiamo la chiusura in maniera tale da alimentare i circuiti. Ok, bene, questo per il momento lo possiamo mettere da parte e ci concentriamo invece sul pannelletto, questo qui. Chiaramente andremo ad inserirvi le varie scialuppe di salvataggio e in questo caso tre finestrelle nere. Allora, come sempre, togliamo le finestrelle nere dalla sprue, semplicemente ruotandole, è sufficiente, tanto rimarranno messe dalla parte interna, quindi i residui, diciamo, di taglio di dove erano attaccate non si vedranno, quindi non è necessario rifinirle con il cutter. E la stessa cosa possiamo fare per le scialuppe, in maniera tale da averle già pronte per il montaggio. Soprattutto, chiaramente, questo è il metodo più veloce. Ovviamente, se erano posizionate in punti dove si sarebbero viste le parti, diciamo, dove erano collegate alla sprue, in quel caso bisogna rifinirle bene con un cutter e tagliarle in maniera un pochino più professionale. Io adesso chiaramente faccio così perché in questo caso, come vi ho detto, non è richiesto. Ovviamente è una cosa abbastanza semplice, quindi non è che richiede grosse competenze. L'unica cosa è bisogna stare a fare attenzione a non far scappare via quelle già posizionate mentre mettiamo le altre, ma insomma, anche se accade non è un grosso problema. Come sempre ne avremo una che avanza di scorta e poi ne mettiamo le tre finestrelle nere. Questo modo, vedete? Adesso non le giro per non farle cadere. Adesso, per risolvere il problema del filtraggio della luce, per chi vuole, si potrebbe mettere un pezzettino di nastro isolante. Questa perlomeno è la soluzione che io al momento sto adottando, perché primo perché ho il nastro isolante sotto mano e secondo perché di quelle sigillature liquide che ho visto in giro, sinceramente non so se ci si può affidare, nel senso che non vorrei che con le temperature estive poi quei materiali si ammorbidiscano e magari fuoriescano poi dalla parte, diciamo, visibile del modello, quindi magari vadano a sporcare il tutto. Ecco qua, questo è il risultato. Cercate chiaramente di rifinire al meglio che potete il nastro in maniera tale da non lasciarlo andare troppo oltre i bordi, anche perché potrebbe andare poi ad influire sui vari incasellamenti tra i vari pannelli, sui dentini laterali, vedete? Quindi cerchiamo sempre di tenerci ben fuori da quel margine. E poi ecco il vantaggio che mentre lo manovrate non vi casca giù nessun pezzo. Bene, a questo punto recuperiamo la sezione a disco e andremo ad inserire il pannelletto appena montato da questa parte. Ok? Chiaramente facciamo attenzione alla posizione del gradino da questo lato, su cui questo dovrà sovrapporsi. Stessa cosa, questo bordo qua dovrà sovrapporsi al dentino dei pannelli che lo precedono e chiaramente prima di farlo dovremo posizionare su questi due vani liberi per le luci i led che arrivano dai montaggi precedenti, quindi ruotandolo dovreste avere, anche se è un po' difficile da capire con tutto questo groviglio di fili ormai, però dovreste avere due led liberi, eccoli qua. Questi chiaramente li andremo a posizionare qui in maniera tale da essere pronti per l'illuminazione. Allora, posizioniamo i due led qua sopra, poi prendiamo il pannelletto, gli diamo una controllatina a tutto, chiaramente poi spianerà quando toccherà qui sul pannello riflettente, quindi anche se questi vedete che tendono un pochino a ridistaccarsi, non è un problema. Allora, ruotiamo il pannellino e lo andiamo
appoggiare prima da questo lato, vicino appunto al banco phaser, e poi lo facciamo calare giù pian piano in maniera da collimare anche con le parti frontali, in questo modo. Ecco qua. Una volta fatto, poi logicamente ruoteremo il tutto, andremo a recuperare le viti necessarie per il serraggio, che sono le BM e le EM, e procediamo al fissaggio del pannello e andiamo ad avvitarlo nelle parti predisposte, quindi qui e qui e qui. Delle volte potrei fare il gessaccio con il dito, ma non è volontario, è proprio perché è bloccato in questa posizione, ma purtroppo non posso farci nulla. Ecco qua. Poi ovviamente andremo a bloccare con le viti EM anche i pannellini qui di riflettenti. Comunque già possiamo vedere più o meno il risultato. Ok. Ora stessa cosa con le viti flangiate di tipo EM. Lubrifichiamole sempre. E andiamo ad inserirle. Mi raccomando, non stringete troppo perché potreste rompere i pannelletti, quindi vanno appena appena posizionate senza stringerle a fondo. Ecco qua. Il pannello, come vedete, è allineato. Adesso andremo a rifare il test luci, giusto per essere sicuri che qui funzioni tutto. Test luci funziona, eccoli qua, sono tutti accesi. Certo, chiaramente le condizioni di luce non permettono di vederlo in maniera ottimale, ma vi assicuro che sono accesi. Bene, con questo abbiamo finito quello che riguarda lo stage 23, quindi possiamo passare al montaggio dello stage 24. Bene, allora cominciamo dallo stage 24, eccolo qua, apriamo la confezione. Allora, troviamo un filo con LED singolo, un cavo con doppio LED, le scialuppe di salvataggio,
finestrelle nere, finestrelle trasparenti, due pannelli riflettenti, viti BM ed EM e il pannello e un pezzo del telaio, pannello in metallo, pezzo del telaio del collo in metallo e viti FM, quindi abbiamo tutte viti per il metallo questa volta. Bene, per prima cosa recuperiamo la testa di serpente che abbiamo assemblato precedentemente e cominciamo a inserire questo nuovo pezzo del telaio, nuovo pezzo che andrà inserito da questo lato in corrispondenza di questi fori qua, questo e questo qui messo sul lato posteriore. Ovviamente raccogliamo tutti i cavi all'interno in maniera tale da non essere di intralcio durante il montaggio e per rendere anche un pochino più ordinato il tutto. Prestare sempre attenzione che non rimanga schiacciato comunque nessun filo e poi lo andiamo a posizionare, quindi queste tre, diciamo, asole andranno verso il basso in corrispondenza dei perni che troverete lì. Ecco fatto. In questo modo. Ovviamente adesso andremo a posizionare le viti per tenerlo fermo. Una andrà qui, a questo punto, vedete? E le altre tre qui sopra. Bene, la vite, quella più esterna, è una vite FM, quindi la recuperiamo, la lubrifichiamo ovviamente perché andrà ad avvitare sul metallo e poi, facendo bene attenzione che tutto spiani correttamente, quindi riguardiamo un attimo il tutto, andremo a posizionare. Ok. Vediamo l'ultimo foro. Ecco. In pratica otteniamo questo. Ovviamente verificate sempre di non aver acciaccato nessun filo. Fate attenzione quando li muovete perché queste saldature su questi fili veramente sono fatte in una maniera molto precaria. Quindi è molto facile di saldare un LED, capitato anche a me che sono abbastanza pratico, quindi come dire, se voi la prima volta che vi cimentate in un modello potrebbe capitare, quindi prestate la massima attenzione. Bene, adesso passiamo all'inserimento delle scialuppe di salvataggio e delle finestrelle all'interno qui dei fori nel pannelletto dello scafo. Allora, cominciamo con le scialuppe. Orientare sempre con la lineetta in basso, che sarebbe dovuta essere, come si vede, i numeri di serie della scialuppa, verso il basso, quindi rispetto al pannello andrà montato in questo modo, vedete? Così, ok? Fatelo chiaramente per tutti, per tutte le scialuppe. Una volta inserite le scialuppe, procediamo ad inserire le finestrelle seguendo lo schema fornito con il fascicolo. Quindi cominceremo dal lato sinistro con una nera,
poi una trasparente, così via fino al completamento. Una volta inserite tutte queste, possiamo procedere, per chi vuole, al mascheramento con il nastro isolante, sia per quello che riguarda le scialuppe di salvataggio, sia per quello che riguarda le finestrelle nere, in maniera da evitare che possa entrare luce. Ovviamente questa è una scelta libera, non è obbligatorio farla, ma è consigliabile, visto che molti hanno segnalato che ci sono dei filtraggi di luce da queste cose. Bene, appena completato l'assemblaggio delle finestrelle e delle scialuppe, come vedete io ho anche mascherato con il nastro, prendiamo i pannelli riflettenti, cominciamo da quello serigrafato con U1A04A1, che andrà da questo lato, mentre quello U104A andrà da quest'altro lato, qua. Ok? Allora, cominciamo con il primo, questo qua, prendiamo il cavo, quello con i due LED, e metteremo il LED, quello con il cavo giallo-nero, all'interno qui della fessura predisposta. Poi, tenendolo il più possibile in posizione con le mani, andremo a posizionare il pannello riflettente sopra la struttura, cercando appunto di non far uscire il LED, che come sappiamo non è proprio una passeggiata. Però con un po' di pazienza si fa. Allora, ecco qua. Andiamo a sigillare il pannello con 4 viti EM. Quindi quelle flangiate, ricordo sempre di stringere con molta cautela. Ok, adesso procediamo allo stesso modo con il pannello riflettente successivo. Questa volta prendiamo il cavetto con il singolo bulbo, questo qui, e lo andremo a posizionare qua, nella parte questa alta. Ovviamente pieghiamo sempre a 90 gradi il cavetto. Mentre da quest'altra parte andrà il cavo, questo qui, che era rimasto libero dal precedente assemblaggio, vedete?
questo è il risultato. Possiamo già volendo fare un piccolo test alle luci, tanto per essere sicuri. Si riesce a notare bene, ma comunque è tutto acceso. Dunque, ora lo posizioneremo il pannelletto sulla struttura della sezione disco, seguendo le istruzioni che dice il fascicolo della Eagle Moss. Il cavo a due LED andrà fatto passare qua sotto all'interno di questo foro, mentre quello singolo andrà fatto passare all'interno di questo triangolino qui in alto, questo qua. Ok? Ovviamente starà a noi vedere se darà fastidio o meno ed eventualmente cambiare passaggio, perché questi non penso che siano obblighi precisi, nel senso che se poi vediamo che dà fastidio per qualche motivo, perché anche le istruzioni possono sbagliare, ok? Questo chiaramente ha i dentini che manderemo giù in posizione. Bene, una volta assemblato il pannello lo fisseremo con due viti di tipo PM. Chiaramente lubrifichiamoli prima. Quest'altra è qui. Ok. Eccolo qua. Pannello questo. E con questo possiamo dire che abbiamo fatto lo stage 24, quindi possiamo passare a montare lo stage 25. Ecco qua, stage 25, come sempre tiriamo fuori le parti. Allora, per prima cosa, chiaramente assembleremo come sempre il pannelletto mettendo le scialuppe e le finestrelle, seguendo sempre il solito schema. Una volta messe tutte le finestrelle e le scialuppe, prendiamo il cavetto, quello con il terminale bianco e giallo, lo inseriamo qui dentro nel pannellino riflettente e lo posizioniamo delicatamente sopra il tutto. Ora lo fissiamo con tre viti BP. Ecco qua. Ora riprendiamo la sezione a disco e questo pannelletto andrà posizionato qua da questo lato. Faremo passare l'intero cavo qui nella prima apertura, mentre poi il LED libero dovrà scavalcare qui sotto e uscire da questo lato. Comunque l'importante è che sia giù, poi dopo quello diciamo lo vedete successivamente. Ok? Ora prendiamo una vite BP
e andiamo a bloccare il pannelletto in posizione. Poi regoliamo l'altro LED che era rimasto libero e lo andremo a posizionare qua, in questa uscita qua. In questo modo, vedete? Poi prendiamo la rimanente vite DP e andiamo a finire di bloccare il pannello sul telaio. Ecco qua. In questo modo. Così. Andiamo a testare velocemente. Ecco qua. Bene. Adesso possiamo spostare momentaneamente via la sezione disco. Scusate, purtroppo quest'oggi sono un po' in difficoltà con le mani, quindi avere pazienza. La prossima volta spero che andrà tutto un pochino meglio. Troppo poco margine di manovra, però per non rimanere indietro con il montaggio sto cercando comunque di farvi vedere le fasi, ma ovviamente ho poche manualità per gestire la questione. Allora, adesso provvederemo chiaramente a montare quell'altra parte di telaietto che ci è stata data, questa qua, ok? Chiaramente andrà posizionato come la precedente, solo da quest'altro lato. Per prima cosa andiamo a recuperare il LED che era rimasto libero, quello collegato a questo primo spinotto qui, vedete? C'era un filo che andava dietro, che va chiaramente dove alle luci lampeggianti che abbiamo i lati, e quest'altro rimaneva libero. Questo lo dovremo inserire qua dentro. Adesso cercherò di mostrarvelo dopo averlo inserito. Non si mantiene da solo in posizione, quindi facciamo così. Comunque ecco, dovrete farlo tenere dentro questa scanalatura qui, che poi chiaramente rimarrà bloccato quando inseriremo l'altra parte di telaio. Oh. Ho avuto un po' per farlo tenere in posizione bene, ma alla fine ci si riesce. Allora, poi prendiamo le tre viti BM, lubrifichiamo e procediamo ad assemblare il pezzo. Ecco qua, in questo modo. Ovviamente prestate attenzione quando chiudete le due parti a non avere troppa aria qui dove va inserito il LED, perché potrebbe significare che c'è il LED messo per storto. Quindi se necessario riaprite, spostate
alla fine ecco, dovrete avere più o meno questo spazio qua. Non so se si riesce a vedere ovviamente perché il pezzo è tutto nero, ma comunque diciamo che le due parti devono essere abbastanza accoppiate. Poi ovviamente prendiamo una vite FM, anche questa la lubrifichiamo e andiamo a bloccare il pezzo sulla parte interna qua. Questo è come deve apparire il pezzo una volta montato. Ovviamente ci sono ancora da posizionare le luci lampeggianti, l'interruttore eccetera, ma chiaramente andrà fatto più avanti. A questo punto possiamo passare allo montaggio dell'ultimo stage, il 26. Attivare. Eccolo qua, lo stage 26, dove si tratterà essenzialmente di assemblare questo pannello dello scafo con il pannello riflettente e le varie finestrelle. Quindi apriamo la busta e cominciamo. Allora, cominciamo a mettere chiaramente tutte le varie finestrelle. Ecco qua. Come sempre è un lavoretto che comporta una certa pazienza. Prendiamo il pannelletto riflettente, ci inseriamo il LED con il cavo rosso e nero, in questo modo, vedete? E poi lo andiamo ad applicare sopra il pannello, come sempre, molto delicatamente. Ecco qua. E poi con tre viti BP lo andiamo a chiudere. Ecco. Adesso ovviamente lo dovremmo assemblare addosso alla sezione a disco, quindi la recuperiamo. Ovviamente andrà qui di seguito in questo modo, vedete? Andremo a far passare chiaramente prima il cavetto all'interno qui della, come abbiamo fatto per questo poi alla fine, qui all'interno, anche questo qui libero che poi uscirà fuori dall'altro lato. Questo lo cerchiamo un po' così. E poi chiaramente giriamo per vedere meglio tutto quanto. Quindi a questo punto questo direi che me ne farlo passare in modo più grande, perché il filo dà meno fastidio.
questo modo. Chiaramente qui dovremo usare le viti DP per fissarlo. Chiaramente prima di finire l'assemblaggio totale del pannelletto dobbiamo andare a inserire l'altro LED su quest'altra sezione svasata, anche se a farlo così non è molto agevole. Comunque ci proviamo. Ovviamente poi facciamo il test luci, che purtroppo non si vedrà molto bene, come sempre, no? Eccolo qua. Bene amici, questo è il risultato, diciamo, finale di questi stage. Come potete vedere, si prosegue la costruzione della sezione a disco in questo verso qua. Avremo ancora molto lavoro da fare e quindi la cosa sarà molto molto lunga. Chiaramente dovremo ancora sistare bene qui alcuni pannelletti che per vari motivi lasciano un pochino lenti. Bene, allora grazie per aver visto il video, fatemi sapere che ne pensate di questo modello giù nei commenti. Un grande saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao, lunga vita e prosperità.